Ciao ragazzi, vuoi pettinarti, mio amor? Devo asciugare i capelli, sono lavato. Ciao là! No. Stanno ancora a magna. Ciao ragazzi! Bienvenudos! Allora, ragazzi. Come estades? Como estades? Querido. Ma quello non si può prendere. Come state, raga? Come state? Grandissimi. Grandi raghi. Allora, dobbiamo fare una mega live con Nuovo Tigre, Loki, Carla, Andrea. Non so se Kevin, perché c'è un po' di raffreddorino. Ciao, Sound Alert. Ciao, Streamerant. Sound Alert è quello che ci viene fuori tutti quando si iscrivono, quando fanno gli abbonamenti. È Streamerant, è il nostro amico Streamerant. Dun dun dun. Allora ragazzi, io partirei subito io, perché poi anche la mitica Carlina vuol fare qualcosa, vero mio amor? Allora, abbiamo un'idea pazzesca, però la diciamo dopo, quando cominciano a entrare i ragazzi, perché sennò siamo solo io e te a dirla e non è bella. Guarda che anche questa qui non ce l'ho. Interessante, Watson. Ai, tata. Allora, le supercar. Che cosa potrei far con la Nissan Magar? Ok. E facciamo trial mountain con la Nissan e vediamo un attimo. La Nissan, raga, è una macchina pazzesca, pazzesca. Hypercar Parade. Intanto condividiamo la live. L'audio c'è. Ciao amici, come state? Sto aspettando l'amico Uomo Tigre. Carla è qui di fianco a me. I veri piloti ci sono sempre, amico mio, sempre. Stasera c'è Loki, c'è Kevin, amico mio. C'è Loki, Kevin, Uomo Tigre, che ho sbagliato a scriverlo, e Andrea. Corriamo per la gloria. GT. Come stai, amico mio? Ciao Bragali, ciao Axel, come stai, amico? Tutto bene oggi? Mio amore, però così distante sembriamo divorziati in casa, noi invece siamo sposati, vieni di fianco al cospetto di tuo marito. Hai sentito per gli adesivi? No, in realtà chi è che ce l'aveva? Vertex? Forse viene oggi Vertex. Ah, è vero, grandissimo, mi hai ricordato che c'è anche Vertex. Grande, grande, grande. Buonasera, stupenda. Grandissimo. Allora, tra un po' quando entrerà l'Uomo Tigre ci sarà la canzoncina nel mio cervello che fa è la canzone dell'Uomo Tigre. Era un telefilm, non ce l'avevate voi in Brasile? No. Ah. Fammi passare che vado a prendere la sigaretta elettronica.
Allora, già che ci sei, che passi, perché sicuramente i nostri amici poi ci faranno bere. Prendi anche bere. È finita quella, no? Amore, le ciabatte sono come le calze, finiscono nell'iperuniverso. Mi dai un bacino? Allora, è l'uomo tigre che lotta con le banane. Ok, vediamo un attimo. Ok, non c'è l'usura. Ah sì, mi devo ricordare che abbiamo una VGT che va, ma le gomme sono una merdina. Ciao ragazzi, ciao amici, come state? Ciao, scusa. Allora, c'è una VGT con le gomme medie, quindi mi sa che per 5 giri facciamo un po' fatica. Dovrei andare a comprare magari delle gomme. Mi scazza tantissimo. Ah, tra l'altro il concessionario adesso non bisogna neanche più uscire. Ciao amici e amiche di Twitch. Sto correndo con la bellissima VGT della Nissan 2020, raga. Sì, amor mio, l'acqua. Olli, vieni Olli. Olli, Olli combina guai. Ah, questa è la mega. Guarda che qua una, due le ho prese, messe in frigo, eh. Sono... Ma è ancora calda, amore. Amore, quella l'ho appena messa in frigo, come fai a essere fredda? Oh, fredda! Ecco, bevi! Santa Madonas! Ciao amici! Urca loca! Allora, devo stare un po' attento a queste gomme, eh. Sono gomettine medie. Ci dovrebbe essere quella sotto, mio amore. Tu hai preso l'altra calda come su prima. Ciao uomo tigre! Grande, grande, grande. Eh? No, ma perché devo farti correre all'inizio che non c'è nessuno? All'inizio quello io. Poi arrivano i miei amici e vogliono vederti correre, mio amore. Comunque uomo tigre è arrivato. Appena vediamo un attimo uomo, se facciamo subito l'online ozzo o se aspettiamo magari qualche altro nostro amico. Tu hai degli amici da invitare, uomo tigre? Quando inizia la festa? Quando vogliamo noi? Quando the fest incominci? Quando vogliamo noi? Oh! Incredibile. Incredibile. Allora, di là Carla, di là Carla, no qui. Amo? Di là, di là. Ok, dobbiamo stare un po' calmi perché questa è tutti offline, amico mio. Vabbè, allora facciamo così. Allora, se vuoi e ti va, ci riposiamo un attimino, faccio un po' di queste gare qui del biglietti. Se no magari adesso corre un po' Carla e appena entrano facciamo tutti, perché non c'è neanche Loki, non c'è Andrea, non c'è Sharder, non c'è nessuno. Almeno siamo in 5-6, è più divertente, uomo tigre, perché poi tu mi prendi per la tangente, magari fai un giro più veloce di me e non ti vedo più. Dai, aspettiamo un attimino, così diventa fighissimo. Allora, fighissimus prime. Allora, iniziamo a stabilire, amico mio, fighissimus prime. Allora, corriamo con il camion, l'autobot di... Allora, con che mezzi corriamo? GR3, GR4, GR2, GR1, GR33. Che con che mezzi corriamo? Io non so se riesco ad arrivare primo, ragazzi, eh. Secondo me devo cambiare le gomme. Però allora c'era. Oh, ecco Andrea, amico mio. Stavano dicendo io uomo tigre, quando arrivano i nostri amici, che ci facciamo. Allora, GR2 Andrea, eh? Io uomo tigre e Andrea per adesso andiamo online, facciamo un attimino di prendiamoci un po' la mano con queste pisterelle qui e poi andiamo online, io uomo tigre, Andrea, GR2, GR2. GR2 a me piace la Honda.
Mi piace la Honda, sì. Comunque non riesco a riacchiapparle. Porca, va con le medie, come va per campi. Non ti girare, scemo. Rimango a letto oggi. Ok, va bene, non c'è problema, amico mio. Infatti me l'avevi anche forse detto, però vabbè. NSX Concept, sì, assolutamente. Mi piace un botto. Ho detto di andare a piedi, amo. Tanto c'ha i piedi. Vai tranquillo. Ciao ragazzi, mitici, come state? Finalmente ho platinato Gran Turismo e mo che faccio? Devi venire qui a correre con noi. Porca loca, mia moglie mi fa... Mi viene tutto la... Dai, muoviti, amore, che sennò... Allora... Tappai l'abbiamo beccato, Secondo me non lo so se riusciamo a beccarli tutti, Quant'è? 7 secondi. 2 giri però, Non vorrei rifarla. Non vorrei spendere soldi, sinceramente. Tra l'altro c'ho pure le cambio automatico che aveva Carla. Caspita, comunque, anche se la Nissan è strafichissima, vuole un botto, cioè non tiene niente, tiene pochissimo prime la strada. Ragazzi, io vi aspetto domani sera, mega live pazzesca con il gioco dei dinosaurozzi, dai che portiamo un gioco nuovo, un po' diverso, e vi voglio vedere tutti belli davanti al teleschermo a fare il dinosaurozzo. Ciao amici e amiche, come state? Allora, adesso tra pochissimo andiamo con Uomo Tigre, con appena arriverà Loki, Sharder, Kevin o chiunque voglia giocare con noi, Vertex anche, tra l'altro, l'amico Vertex ieri sera ha detto che si viene volentieri a farsi un online. Allora, io adesso ho la problematica che il pedale del freno fa un po' stupid, e allora praticamente prima, appena toccavi il pedale, già frenava. Adesso gli ho messo la zona morta di 19, devo schiacciare un bel po' prima che il pedale freni. Okay. Ci sei, mio amore? Yeah. Vieni, l'acqua non l'hai presa? Sì, che l'hai presa. Madonna calda! Ho portato più un po'. È fredda! Fa tantamente caldo che c'è dei capelli quasi asciutti. A 12! Porca! A 12! Che cosa devo mettere a 12, amico mio? Non ho capito. La marcia? La macchina? Mia moglie? Ti metto a 12? Un numero che non ho mai provato, bella lì, mi piace. Uè, Sharder! Ecco che arriva il nostro amico! Sharder, c'è già qua il grandissimo Uomo Tigre. Tu vieni dentro a farti un po' di online-ino, amico mio? Ci sei stasera o sei fuori con il tuo cuginetto? Grande Uomo Tigre! Saluta Uomo Tigre. Grande. Zona morta del pedale, ah sì, scusami Axel, è vero, scusa, mi ero dimenticato quello che stavo dicendo. Ah, ok, dai, allora tu finisci di mangiare, io faccio delle pistine, faccio delle garettine, appena finisce Sharder di mangiare, Uomo Tigre, facciamo l'online insieme, e poi posso farlo io, può fare anche Carla, così ci divertiamo un po' tutti. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Salutami, amore!
ti vogliono sentire patata, non scrivere sul robo. Ciao Madonna, che botta uomo tigre. Oh, il primo c'ha 12 secondi però, no problema, no problema, sì, non ce la faccio a prendere manco Muertos, quindi non ce l'abbiamo fatta. Quindi prendo un'altra macchina o compriamo le gomme? Voi cosa mi consigliate, ragazzi? Belle le livree? Sì, amico mio, Loki! Ecco che è arrivato Loki, Loki! Loki, allora, le livree Shard sono fantastiche, sei un mito, non mi avevi detto niente, eh? Mega sorpresozza, ieri le ho viste, sono rimasto veramente stupito. Bellissime. Sai che non posso scaricarle online perché... perché qua è un problema. C'è Loki, allora Loki. Porca Loki, raga! Porca Loki! No, non ci credo. Porca Loki. Allora, raga, Loki, ti spiego che... grandissimo Loki, allora stasera io, Loki, Uomo Tigre e Sharderino facciamo l'online, ok? Ok Loki, quindi stai qui un attimo a aspettare con noi in live e poi andiamo a fare una mega onlineata. Onlineata. Queste sono le parole che solo sul canale di Marco Drums Games Channel su Twitch sentirete, eh? Perché non esiste, ok Loki? La onlineata. Oh, anche Kevin! Kevin, ci sei, amico mio? Kevin, poverino, ha la raffreddore. Ciao Kevinino! Parti o no? No, non parto, Kevin, no, devo ancora lavorare domani, non posso partire per le vacanze. Non lo so, non lo so, battutone pazzesco. Allora, vediamo un attimo poi tutti come facciamo le cose. Ciao Kevin, ciao amico mio. Allora, cambio macchina o cambio gomme, ragazzi? Consiglio? Ciao Kevin, Marco 41H1. Non è uscito. No, parti gattino, sulla play o no? No parti sulla play, no mano, no parti. Quindi no streaming per un po', giusto? Gomme? Solo gomme, ok. Grande, solo gomme. Come non streamo per un po', Andrea? Ma sei impazzito? Perché non streamo? Perché parti? Ma dove parti? Era una battuta. No, no, è battuta. Allora, bello, Marco Jams deve lavorare. Deve lavorare sempre, sempre con voi, amici. Ciao Carla e Sharder, grande Aldu. Allora, è dopo anni... Ah, magari per le ferie. No, amico mio, no ferie per Marco Drums Games. No, in realtà sono a casa 4 settimane, ragazzi. Però io devo fare un sacco di cose fighissime. Lo facciamo il party per l'online? Loki, ti ho detto che non lo so! Perché, allora, il party, Loki, sarebbe figo se non fai i soliti problemi di... iper casino, no? Allora, se non fai problemi di iper casino è bello perché possiamo parlare. Se fai problemi di iper casino non riusciamo a concludere niente, capito Loki? Quindi vediamo un attimo in base a quando ci colleghiamo se facciamo il partino o se non facciamo il partino. Hai visto le livree? Sì, Sharder, l'ho vista, lei amore ieri. Sì, quelle ieri. Ieri abbiamo bellissima. Visto, abbiamo anche commentato le tue opere d'arte. Bragali, impossibile. È vero, tu chi non vai a streamare. Ah! Madonna, io farò 7-8 live, ragazzi. Mi spaccherò. Io vado al mare, lui rimane sì, capo. Sì. Lei va al mare, che a me non è che... Mi collego dal mare, va bene? Non è che... Sì, eh? Sì, mare, lago, mio amore. Da dove vuoi. Questa è bella, non mai sì. È americana. Non me lo ricordo. Però sai cosa? Voglio fare Dragon Slayer e voglio vedere se riesco a arrivare il secondo o il primo. Ok. Facciamo un po' di online. Anzi, adesso quella dopo la fai tu. La fai subito. Così poi giochiamo online. Ieri hai fatto terza, sei arrivata. Sì, sì. Una gran differenza, ragazzi, con le gomme corsa morbide, ma tanta differenza, eh. Tanta differenza, cioè, è incollata praticamente questa meravigliosa Nissan VGT 2020, eh? Incollatina. Allora, la Nissan VGT 2020, guarda che bella, mamma mia, guarda che meraviglia, guarda, oh mio Dio, vabbè, vi volevo far vedere dentro e sono andato fuori come una pera cotta.
Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, state con noi perché facciamo l'online strafichissimo. Corre anche Carla e domani sera vi aspetto, stessa ora che andiamo con i dinosauri, eh? Allora Kevin, quante persone hanno F1 Marco? Io, Kevin, Sharder, Andrea. Non so Uomo Tigre, perché mi chiedeva con che gioco, penso che ce l'ha anche Uomo Tigre, eh? Vertex non lo so, ti dico la verità. Ciao ragazzi, come state? Allora, non sempre fanno l'interno delle VGT, Andrea, vero? Ehi, uomo, tigre! Grande! Allora, è arrivato Sharder, ma sta mangiando. Poi è arrivato anche Kevin, che non mi ha detto se gioca stasera o no, però voleva sapere se tu hai Formula 1. Ciao amici, come state? Allora, ragazzi, Sharderino, le tue... Ah, ok. La mia New Beatles, sì. Giusto? Ed era la tua, una delle tue prime livree. E guarda, veramente Shad era bellissima, però ha fatto un upgrade veramente pazzesco adesso. Di livree, quelle nuove, stupende. Allora, rispondiamo un po' a tutti. Ma ce l'ha Uomo T? No, aspetta, prima mo. Ah, no, già, so già tutto io. Devo solo rispondere, mio amore, scusa, non volevo interromperti mentre stavi parlando. Allora, grande Uomo Tigre, anche lui Formula 1, quindi Kevin, siamo in tanti, ok? Quindi mi spiace stasera che non giochi con noi, Kevin, però vabbè, stai live in chat che sarà una serata fichissima. Sì, suona, Uomo Tigre c'ha anche Formula 1, grandissimo, sono primo comunque, basta cambiare le gomme, raga, grandi gomme. E tra l'altro mi è anche venuto addosso. E poi l'ultima che ci ha scritto, amor, che ti ho detto che ho, non me lo ricordo più cosa c'è. Allora, Marco, hai mai giocato a... Ah, una liga su Formula 1. Cooperhead, sì. Sì, lo so, però mi stressa tantissimo quei giochi lì, amico mio. Perché quando non riesco a farli mi viene il panico, paura. L'avevo anche trovato, volevo comprarlo, che era in mega offerta. Adesso hanno fatto anche un DLC, ma... sono giochi pazzeschi. Una liga su Formula 1 possiamo farla, ma non so che cos'è la liga, quindi quando la facciamo fai tu. La liga, la Bundesliga. Che cos'è la liga, Sharder? La Bundesliga, eh? Una partita a calcio con la Formula 1? Ci sta. Sarebbe bello. Oh madonna, ragazzi, da dentro è un bordello sta macchina. Dentro non vedo la pista. Sharder ride. Ragazzi, io vi aspetto domani sera ore 21, gioco dei dinosauri, eh. Tiriamo grande il nostro bel dinosaurozzo, mi raccomando, perché è un gioco pacco fondatore, quindi sarà free to play tra tanto tempo, forse, spero, almeno. E lo potete vedere in anteprima da Marco Drums e facciamo crescere, possiamo scegliere anche se venite presto alle 9 quando cominciamo la live, potete scegliere voi il dinosauro con cui possiamo fare la nostra avventura, eh? Ma avete visto la copertina di questo gioco. Ok, allora puoi incominciare a accendere, amico mio, tanto guarda, sto facendo qui, Carla fa 3 giri a Dragon Trail e poi facciamo l'online, se siete tutti d'accordo, ragazzi. Così partiamo un po' prima, riusciamo a fare 2-3 piste e poi sono già le 11, perché quando ci divertiamo il tempo passa da panico, paura. E quando si fanno le cose noiosissime il tempo praticamente scorre a goccioline, cioè è incredibile la cosa, quando si fanno le cose che non si ha voglia. Quando invece si gioca, quando si gioca e ci si diverte, il tempo svolazza come una libellula. Poi ti spiegherò con un vocale. Sì, vai tra. Sì, facciamo prima Kevin, perché sennò è un burdel. Oh, io ho detto sì, Kevin, ma di fiducia, perché anch'io non lo faccio. Oh, come paura. panico, paura, ragazzi, eh. Qui si va sulla fiducia.
facciamo. Allora ragazzi, visto che siete entrati in tanti, vi stasera mega live con l'online, c'è Uomo Tigre, c'è Shard, c'è Loki, c'è Marco, c'è anche fisicamente Andrea e Loki, Andrea e Kevin in chat, però non giocano stasera, faremo un'altra volta. Allora, stiamo decidendo di fare una liga che non so che cos'è, la Bundesliga penso che sia, però è una liga su Formula 1, una cosa diversa. E quindi con tutti i nostri amici, abbunda. Cioè, tra l'altro, stai calmo, che io so cosa vuol dire abbunda, in portoghese. E c'è anche Carla che corre, in Formula 1, è molto brava anche Carla, vero mio amor? Dragali TV? Sono brava? Sì. E poi tra l'altro, va come giro il volante. È una gara per Treasure, una gara che sono primo, quindi non c'è nessuno, ma è una gara. Sto correndo anche abbastanza bene, tra l'altro. Sto cercando di fare il tempo, sinceramente. Questa qua, se magari tu poi vuoi provarla e dai un'occhiata com'è la curva, magari è meglio com'è la pista, no, mio amore? E vi ricordo domani sera una mega, mega live. Dovresti far vedere la fotografia su... Sì. Grande amico mio, anche tu, Abbiamo parlato tantissimo di te. Sì, Axel, dai, caspita. Grande Axel. Quando ci sei, quando vuoi giocare online, quando puoi giocare online, tanto sai che noi alle 9 siamo qua. Vieni dentro e chiedi, ragazzi, giochiamo online? Sì, sì, perché normalmente non c'è un no. Né, mio amore? A Formula 1 dei no ci possono essere, perché non funziona un po', e Formula 1 mi manda in crash live e gioco, quindi Formula 1 finché non sistemano proprio bene, allora lì non sto giocando online. Ma Gran Turismo, ragazzi, tutte le volte che volete, perché io ormai ho quasi tutto di Gran Turismo, mi mancano solo 3 auto. Oh, è vero. Tuoi lavori, no? Sì. No, del lavoro, dei tuoi lavori. Allora, aspettate che vi faccio vedere la copertina di Gran. Guardate la copertina per domani sera, ragazzi. È dentro nella mia cosa, amore. Vado? Dopo te la mando comunque. E fai pubblicità anche te. E fai pubblicità. Allora, Carla vi fa vedere la copertina. Vai proprio indietro. Un po' più indietro, mio amore. Un po' più indietro ancora. Un po' più indietro. Guardate. Questa è la copertina domani sera. Beh, c'è la parte sotto, mio amore. Che c'è PlayStation. Oh, ore 21. Così. Poi non ti vedi te. Questa è la copertina per domani sera, ragazzi. I dinosaurozzi. Wow. Grande, grazie, mio amore. E intanto vinciamo. Allora, adesso fa Carla 3 giri a Trial Mountain e giochiamo online, ragazzi. Quindi Sharder, se vuoi incominciare a fare la sessione, ok, falla pure. Sharder. Veloci Raptoring. Veloci Raptoring, bellissima, grande. Ideozze pazzesche, andiamo a aprire sto bigliettazzo. Comunque è questa la macchina, ragazzi, vi faccio vedere solo un pezzettino, né, mio amore? Guarda che bella, bellissima, Veloci Ring, come il Nürburgring, grande. È il nostro titolatore, Andrea, è diventato il titolatore del canale. All'inizio c'era la Julie, Lord, Pierpaolo, il titolatore, e se la giocavano, c'era anche Kirin, mio amore, che anche lui è sparito. Sa come sta? Bella la VGT, comunque. Bella. Allora, devo giocare ancora? Sì. Absolutely. Per vedere la sua prima hybrid. Grande Sharder, sì. Vi facciamo riscoprire sentimenti e passioni di tempi andati. Tempi passati. Tempi andati passati. Andà passà.
Sadiz, andà a passare. Ok, vi facciamo rivedere le prime livree dell'amico e livreatore ufficiale e capo clan Sharder. Ma che cavolo me ne frega di Stanis, anche una volta se me la regalava ero l'uomo più felice del mondo. Ah, invece che me ne faccio? Com'è la F50? È una bestia, una bestia. È una bestia, la F50, Ferrari F50, mio amore. Non si può. Sì, è bella, ma. Beh, insomma. Eccola, guardate la livrea del nostro amico Sharder, design all'inizio della carriera da livreatore ufficiale. Del team Marco Drums Racing Team MDRT, raga. Che F40 su strada faceva davvero schifo. La F40 c'ho un settaggio, mi sembra di ricordare che ce l'ho ancora, forse per renderla un po' più stradale, più attaccata. Sì, 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 sì. Vuoi giocare con questa o con la BRZ? Andiamo con la BRZ, magari. Ieri hai fatto un po' fatica, eh? Però allora, questa Uomo Tigre è la NSX che userò dopo, ok? GR2. E allora andiamo con la BRZ di Carla, che è questa qua. Che è il team Dragon MDRT, vedi che le ha modificate. Quindi anche le prime, amico Sharderino, dovresti modificarle con MDRT, eh? Cioè lasci le stesse no, come la sono. La prima era sua di lancio, lascia così, perché poi vale un botto. Sì, no, ma non è che le deve cancellare, eh. No, può fare quella nuova con anche MDRT, un upgrade. Upgrade. Sì, upgrade. Upgrade! Ciao dai, cambiamo post. Allora, per magia la Carlita vola via. E c'è una di queste macchine? Avresti paura? Allora, io ti dico, Andrea, amico mio, io ho guidato col pacchetto, quelli dei presenti, quei pacchetti lì stradali. Oh mio amore, permesso. Allora, Andrea, io ho guidato, orca che chiude tutta la puerta, facciamo parti, sì, aspetta, fai correre Carla, Uomo Tigre, e poi facciamo il partino, sì sì sì, così ci sentiamo, speriamo di non avere problemi Uomo Tigre con lag e cose strane, tipo hai presente rimbombi o cose così, sì 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 sì. No, allora Andrea, ti stavo dicendo, io con il pacchetto ho corso con la Ferrari 458. Sì, 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 c'è. No, sì, 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 sì. C'è. Sta girando. E la 458 Italia lo scopriremo solo giocando, esatto, che è anche una canzone. Uomo Tigre è un grande delle canzoni di un po' di tempo. Ma sì che ti si asciuga con l'aria mentre corri. E aspetta che devo metterti il cambiozzo automatico. Morbide. Ci sta, vola amigas, ok, dai, fai una bella, allora, concentrati. Allora, ieri sono arrivata in terza Sharder, sì, giocando su difficile. Sì, qui è difficile, tre giri. Però avevo la macchina un po' che era un po' difficile, secondo me. Beh, era la Beetle, va un po' meno. Dai. Questa però non è la Beetle. Questa è la BRZ che dovresti conoscere molto bene, perché hai fatto anche il Nürburgrino e altre gare. Via, go, 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 go! Si parte ragazzi, incitiamo Bragali, così riesci a farla, sei stata bravissima, esatto. Sul podio ti vogliamo, per prima. Prima. Sì. Ok, dai, non ha sportellato nessuno, quindi già, beh, l'ho appena detto. Beh, questo è un calchetto, dai, non è che... Allora, scusa Andrea, sai che poi mi perdo nelle nei miei meandri e in altre cose che succedono, quindi mi dimentico. Allora, io ho fatto un corso, scusami, quei pacchetti, presenti quei pacchetti che si comprano, non voglio fare pubblicità, ma quei pacchetti che si comprano anche al supermercato. Allora, la 458 ho fatto due giri, il primo ti spiegava il tipo di fianco, come andare, come di non sbagliare, di non spaccargliela su un muro, di non piantarti dentro un albero.
e non mi ricordo più la pista, ma non erano Monza queste qui, erano tracciati un po' più sfigati. E ho corso con la 458 Italia, molto bella. Ciao Franco, hola Carlita, grande Franco. Attention Franco, che sta facendo il giro tosto, ha cambiato la macchina con la PRZ, lascia stare questa Toyota VGT, amor, pensa a guidare bene. Oh, bravissimo, sbattili contro il muro piuttosto. Boh, ha già perso la concentrazione, raga, mezzo giro. Dai, concentrati, mi raccomando questa qua, ricordati, perché se vai fuori non li recuperi più. Qua è difficile. Frena un po'. Devi frenare un po' di più. Ok. Così riesci a aprire prima. Riesci a dare sfogo a tutta la creatività della macchina, tutto il gas. Grande Franco. E stavo dicendo che ho provato la 454, non mi ricordo più in che pista. Questo era prima del Covid. E da quei pacchetti lì che comprati al supermercato, alla media, no? E niente, l'ho provato al primo giro, c'era il coglionazzo di fianco che coi pedali che non mi faceva andare. Poi il secondo giro ho corso un po', ma sinceramente più l'emozione. Devo andare, alla prossima. Ciao Axel, mi raccomando, quando vuoi giocare con noi vieni dentro, quando vuoi vedere live vieni dentro. Salutami tanto la Kit, che speriamo di fare un'altra live insieme. La prima è stata carina, solo l'audio un po' schifoso, però se possiamo giocare ci facciamo delle belle giocate. Comunque Axel, mi raccomando, domani sera ore 21 che portiamo il mega dinosauro, il mega dinosauro lo portiamo in live insieme. Voglio che venite tutti ragazzi, perché domani sera è un gioco nuovo, è un gioco che potrete giocare molto più avanti, perché sarà free to play fra tanti mesi, e ve lo faccio vedere in anteprima. Quindi venite domani sera, facciamo un bel gioco del dragozzo insieme, per quello ho voluto fare un'altra serata. Devi frenare un po' prima, mo 150, basta che non ci mangia, e speriamo, devi frenare a 150, mio amore. Hai perso due posti, 250, ma quando vedi il rosso devi frenare. Se... te l'ho detto, nel misto l'altra va di più, però questa va di più, se non freni, però non ci fai niente qua. No, beh, sul dritto non è impossibile, la VRZ va più, però ragazzi, la VRZ nel dritto va più veloce, è solo che tu eri con una macchina che nel misto tiene di più. Però qua devi frenare ancora di più prima, stai allungandoti, non serve a niente. Frena di più, frena mais, antes, poa. E niente ragazzi, e ti stavo dicendo Andrea, perché mi continua a sconfondere, poi io qua il cervello è andato in pappa, e poi avevo preso un pacchetto per lei, con la Lambo, adesso non mi ricordo più neanche che modello era verde, ma non mi ricordo più. La Huracan, penso, sì, la Huracan. Un'altra pista sfigata, perché non si va su Monza o Imola a correre con questi pacchetti qua. E la Beetle mi sta antipatica, saranno le sette marce. E Andrea, sì. Però è bella. Io ho vinto l'online con la Beetle, perché comunque se nel misto, secondo me è quella che è più equilibrata di tutte. No, è meglio. Ricomincialo, perché tanto è andata. Devi frenare, mio amore. Se non freni. Però non riesco a. Dai, ti metto la Beetle, dai. Mettiamo la Beetle e facciamo vedere. Sono arrivata in terza. Sei arrivata in terza, però devi frenare, perché con tutto il buon umore, se non mi freni, non andiamo da nessuna parte. Devi frenare il giusto. Perché se freni dopo, ritardi la ripartenza. Non ti posso dare una mano, sto parlando con gli amici, devi arrangiarti, c'hai le curve sotto, il freno, quando è quello rosso, frena un po' prima e... Se freni quando è già in rosso, è quel 1-2 secondi che già sei andata. Cioè, al rosso, frena, vedi il rosso che si sta avvicinando, frena un tocco prima. Al massimo puoi accelerare prima, capito? Non è mai una perdita, me l'hanno insegnato Andrea, Franco, me l'hanno insegnato i nostri amici, Vertex, che... è meglio frenare un tocco prima per avere poi più accelerazione, ok? E la macchina va fatta scivolare. Eccomi, ho perso anche il... E ti stavo dicendo, se riusciamo a finire il discorso, Andrea, forse, quindi arrangiati, mio amore, che sei bravissima, così non sono io che ti ho fatto sbagliare, basta che freni. E Andrea doveva correre lei, però non mi ricordo più se non ci aveva voglia o se è successo qualcosa che non poteva venire, e sono andato io e ho corso anch'io.
Mont Panorama. E niente, praticamente ho corso con la 458 Italia e con la Lambo Huracan, però sempre con loro, quindi sinceramente non è un correre, bisogna... Poi ho corso con la BMW M6 del mio amico Davide, però ti dico, correre è stato un parolone, mi ha fatto fare un paio di giri a Monza e basta, in pista sono andato 5 anni a Monza a vedere Formula 1 e Superbike. E poi altre, io facevo i service audio e luci, tanti anni fa, ho fatto quasi 30 anni a fare service audio e luci nelle feste e tutto, quindi ho visto tantissime anche raduni, randa, tantissimi raduni di moto, tutte queste cose qua fichissime, e ho provato, però niente di che. Le moto ho provato sempre quelle dei miei amici, quindi la Cava 1000, il CDR 1000, la Mito. Io ci avevo il cipollino, infatti mio padre gli ho detto subito di cambiarmi il mezzo e ho comprato il 50 top della Malaguti e l'ho un po' prima ti allarghi, devi frenare un po' e poi accelerare a metà. E se no poi ti sembra che vai forte, ma non vai forte, ti vanno via e non li metti più in 3D. E comunque sei bravissimo lo stesso, anche se non riesci a arrivare prima. L'importante è che freni, devi frenare, perché quando fai queste cose perdi e non li recuperi più, basta, è andato, vedi? Tutto il vantaggio l'hai perso, ora che fai il vantaggio in un giro e non... No, non esiste modo, devi fare in 3 giri, devi arrivare prima, devi correre bene. Se non sbagli niente, tu sei bravo e arrivi prima sicuro. Se sbagli non c'è niente da fare. Perché, mio amore? Oggi online c'era un soggetto che ha abusato il taxon per tutti i 7 giri di gara. C'era un tipo che continuava a suonare. Che bello, amore. No, Lolli. Stai alla fine, aspetta. Dai l'acqua, dai l'acqua. Rosario, eh? Ciao amici e amiche, come state? Sta correndo la grandissima Carla e subito dopo andiamo a fare online. Quindi Sharder, puoi cominciare, anche se magari farà un'altra gara dopo, puoi cominciare a crearlo online, così iniziamo a entrare tutti, eh? Ok Sharder, adesso poi dopo Uomo Tigre, non so se c'è dentro... Uomo Tigre, tu ce l'hai il nick di Sharder, Toto? Vediamo se i nostri amici ci rispondono. Andrea invece non viene perché è stanco stasera, e Kevin anche lui non viene dentro. Siamo io, Loki, Uomo Tigre e Sharder. Se Sharder fa... cosa facciamo per primo, ragazzi, come pista? Stai comunque frenando troppo tardi, mio amore. No. Frena. E ritardi troppo. Non devo frenare. Mo devi dare un tocchetto, sennò vai. Qui parzializza. Questo puoi fare in pieno perché tanto non sta vincendo, quindi puoi tenere giù pieno. Pieno. E qui devi frenare a 150, che è praticamente sul rosso, vai, frena tutto, frena, molli solo adesso, brava. Papi, che stai facendo, mio amore? Vai, è fuori come una scimmia, Wally. Era su qua che è buttata su dietro. A caldo, ragazzi. Allora, Uomo Tigre, Sharder e Loki. Non mi avete risposto alla pista. Non mi avete risposto se state preparando. Comunque, se non sbagliavi, arrivavi, eh. Guarda quanti ne hai qua. Sai che forse... Mettiti dietro la Huracan. Oh, ah!
La fai un'altra fatta bene che poi facciamo l'online? Dai, bravissima. Scusate ragazzi. Un'altra fatta bene e poi facciamo l'online, ma non c'è più nessuno che mi risponde. La cosa mi sta preoccupando. Loki, Kevin, Loki, pista, io direi Red Bull Ring o Sarté. La Sarté è troppo lunga, amico mio. Uomo Tigre, che pista facciamo? Ok, grandissimi. Che pista facciamo, ragazzi? Scegliamola. Ciao Gianmarco! Grande, sta correndo Carla, è arrivata quarta. Red Bull, ci sto. Allora, Red Bull, Sharder. Facciamo qualche giro. Cosa vuol dire? Attenzione, Liamo, se branchi dentro troppo presto, ti svoli già prima tre volte l'hai fatta così. Non prendere il vizio sbagliato di fare le cose. Allora, Red Bull, siamo tutti d'accordo. Sharder, tu la vai, Carla, grande uomo. Ciao, Leo. Vieni a salutare gli amici, Leo. Questa è la podio, dai, raga, così possiamo giocare online. Sennò stiamo tutta sera qua. Appena, bravissima, appena, no? Andiamo? Carla Leclerc. Carla Leclerc con la C. No, mio amore. No, la fai giusta perché tu sei brava ed hai perso la concentrazione. Perché sei andata di là? Non lo so. Non lo so. Saresti morta. Mia moglie poteva morire. Ciao Leo. Scusa, stavo facendo la battuta del uomo di pegni là. L'hai fatta emozionare, uomo tigre. Stai calmo. Stai calmo. Tutti muti, ragazzi. Bella Leo, grande Loki. Leo, ti ha salutato Loki, eh? Ho sentito ciao Loki. Tu non lo senti, ma l'ho sentito io. Ok, Sharder, io non lo sento. Sharder, stai preparando la pista. Uomo Tigre, tu sei amico di Sharder, che è di solito lui che fa il maestro livreatore, che fa le lobby. Ma tu, Uomo Tigre, sei live anche tu? Vabbè, ci sta. Fa niente, fa niente. Ok, Sharder, finisce una cosa. Mi sa di no. Sharder, puoi mettere il tuo... Sì, ok, mi sa di no, sì. Perfetto, è questo che mi piace. Sei in live, grande Uomo Tigre, grande. Allora sì, bisogna mettere per forza l'audio. Maestro lobbiatore mi piace. Sembra un lobbista. Un po' un lobbista. Torca la puzzola. Charger 98, esatto ragazzi. Attenta, è il primo giro, mo. Se presti attenzione, ce la fai. Perché prima li stai prendendo all'ultimo. Attenzione, non troppo dentro, non. No, così è sbagliato. Prendi di più e acceleri a metà. Prendi di più. Amore, sì, perché ti do una mano, tesoro. E attenzione adesso che la prendi, che salti, Attenta. Attenta, non tagliare troppo. Vai, tagli troppo. Perché la tagli così, non l'hai mai fatta così. Non devi tagliarla così, perché ti porta dentro. Ciao amici, amiche. Adesso facciamo la mega lobby con Sharder, Loki e l'amico Uomo Tigre, ragazzi, Ok, dai che Carla deve arrivare prima, dai, assolutamente. Prima. Odio prima. No. Perché hai fatto questo? Che non l'hai mai fatta così? No, non devi dar gatto. Che botte, ragazzi. Dai, concentrati, amore. Non vedi la pista? Cos'è che stai guardando? Frena. Non credo, mo. Stai pensando ai vestiti, non so, qualcosa. Non è possibile la concentrazione di un topolino. Ciao amici e amiche, domani sera ragazzi venite perché è mega live con i dinosauri, un mega gioco. Ehi TM! Grande TM, vuoi giocare con noi TM? Adesso andiamo online, amico mio. Se vuoi giocare con noi c'è Uomo Tigre, Sharder, frena. Ok, mi dai gas tutto. Ci vuol tanto? Fatta. Devi andare in secondo, ti ho detto 100 volte che è il secondo, vai, fai in terza. TM, se vuoi giocare con noi, adesso, subito dopo la gara, qua, che tempo migliore, basta una curva fatta bene.
Attenzione, non la rivolgi al culo. Aspetta, mo. Crena. Attenta a non tagliare, non tagliare troppo. Ok, vai. Gas, gas, gas. Non tutto, non tutto, non tutto. Parzializza quando vedi che stai uscendo. Sei terza, ce la fai arrivare minimo seconda. Mo, è lì davanti, terzo. Sei già terza, amore mio. Ti ho già vista avanti, qualche giro dopo. Beh, concentrati, non parlare di cazzate. raga, non parlare di cazzate, su, concentrati e guida. Attenzione qui. Gira, gira già, gira già. Devo farti imparare a girare, mio amore. Brava. Attenzione 150, eh. Frena. Ma che bordello, guardate che... due infilati in una curva. Bravissima, stai calma che quella è la bitola, quella è la tua, eh? Hai fatto due secondi anche meno, bravissima. Dai, dai, fai bene sta curva. Bellissima! Dietro, dietro, scia! Devi prendere un po' più di scia ancora, ma però ce l'hai fatta, sei, tanto sei dentro tu. Mi raccomando, frena, 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 frena. Amore, devi frenare. Frena, poi mi ferma lì. Perché quello è uno struzzo. Sì. Attenta! E all'ultima curva. Brava! Brava! Tempo, spingi Marco! Grande Gianmarco! Grande vittoria Franco! Brava! Bravissima! Meraviglia di gara, grande, dammi 5, bravissima, così si fa. Ma è sempre dopo, ma quante volte te lo devo dire? Olè, eccola qua, amo. Cioè, vediamo il replay, ragazzi, se no... pezzettino di replay. Dai, vediamo la fine del replay. Dentro, comunque, a me piace un botto, ragazzi, La bitola, con il cruscottazzo rosso, giallo, Bella la livrea, hai visto? Guarda, guardate la livrea, che bella di Charger Design del Bragali TV, di Carla. Bellissima, grandissimo. Charger, mi raccomando, allora, domani sera ragazzi, i dinosauri, il gioco dei dinosauri, ore 21, vi aspetto tutti che andiamo a scegliere il dinosauro da far crescere e da portare al macello, ok ragazzi? Mi raccomando, domani sera ore 21, vero mio amore, ci sei? Facciamo crescere il dinosaurozzo. Sì signore! Bella, bella. Allora, andiamo un attimo alla fine, perché sennò davvero l'online non lo facciamo più. Vediamo tutto il giro finale. No. Io sono da un mio amico, grande amico di Gianmarco, come si chiama il tuo amico che lo salutiamo? Grandissimo amico di Gianmarco, Ti saluto in diretta, amico di Gianmarco, grande, grande, iscriviti al canalozzo, iscriviti al canalozzo, amico di Gianmarco, guarda che ti guardo se ti iscrivi o no, e se non hai l'account lo crei, amico mio, perché tanto è gratuito, e se magari hai anche un abbonamento Prime che puoi usare gratuito, fammi anche l'abbonamento Prime gratuito, ragazzi, o anche a pagamento, ragazzi. E vai! Ok, ci sei domani, ci sei domani. Come si chiama il tuo amico? Dai che lo salutiamo. Sì, sì, l'ultimo giro. Stai chiedendo una cosa impossibile, Carlo. Cioè, qua da qualche tasto, ma se schiacci poi non va più un cazzo, quindi lo sapete. Sì. Qua è a 3, Qui è a 3. Ah, dai, domani sarà un tuo amico, scusa. Non avevo capito niente. Beh, se ci sei magari un attimino, gli fai vedere la live al tuo amico, magari si diverte e si iscrive al canale. Sì. Bella. Vediamo che cosa è successo, perché eri di fianco. Perché eri di fianco. Andate uguali. Grande Gianmarco, vedi? Lui l'ha tagliata. Però non poteva farla, quindi ha dovuto frenare e tu va, che bel vantaggio che hai. Bravissima Carla. Bravissima, brava. È così che ti vogliamo correre, perché tu sei brava, amore mio. Samuele, ciao Samuele, grandissimo. Samuele, ciao da Marco Drums Games e dalla mitica Bragali Carla. Ti salutiamo e ti invitiamo a iscriverti al mio canale, anche se è domani sera. Fa niente, l'ho già detto anche stasera, almeno
ci siamo portati avanti col lavoro. Vai, ok, allora ci, per magia ci spostiamo ancora, arriviamo subito. Però hai visto? Brava. Adesso questa l'ho già fatta, basta. Andiamo un'altra che devo fare il primo. Eh sì. Mai più Dragon Trail. Mai più. Mai più Dragon Train. Allora Sharder, hai fatto la pista? Allora vediamo un attimo, ragazzi, così facciamo anche il party. Invito Uomo Tigre. Vai Vertex, grande, bella. Sir Luca. Ah, è Sir Luca che ha fatto tutte le cose fichissime. Avrà un programma. Sir Luca bisogna contattare, sì. Bisogna contattare Sir Luca, Shader, è bellissima. Guardate questa, ragazzi. E il casco anche. Il casco è fantastico, però il casco se l'è fatto per lui. La macchina sì. È per tutti. La guardate che bella, ragazzi. Vogliamo una livrea, casco e tutta della Porsche, amico mio. Sì. Sì, guardate anche che bella. Guarda Gianmarco, bellissima. Fantastica, fantastica, sì. C'è solo da dire una cosa, fantastica. Non ho trovato una livrea da dire, sì, fa un po' cagare. Tutte bellissime, guarda qua. Ragazzi? Stupenda. Fantastica, fantastica. Questa è veramente un colore. Guardate il casco, ragazzi. E quando giochiamo insieme potete scaricare le nostre livree, potete usarle anche per i fatti vostri. Oh, Sharder ha messo quello! Bellissimo! Ha trovato uno così fichissimo. Bello Sharder, quello è il tuo, quello deve essere sempre il tuo. E io vorrei il drago. Vabbè, grandissimo Vertex, un sacco di macchinette. E guardate questa, ragazzi, L'auto non è delle migliori, appena cerchi di accelerare in curva. Lo so, la Porsche è tanta roba. Anche questa, ragazzi, guardate che fine, guardate che finezza che ha questa macchina, questa è, penso che la 458 Italia, no, che cazzo di macchina è? Vabbè, è una Ferrari, essere Ferrari. Ray-Ban, guardate che bella la Marelli, credo che sia Magneti Marelli, ecco il 98. Questa qui è Sharderino, però questa è proprio di Sharderino, sì. Il numero 98 è di Sharderino. Bellissima, ragazzi, bellissima. Anche Vertex è fatta bella, questa Huracan è bella, poi c'è anche Pippuzzo, ha un suo perché, mi piace, grande Pippuzzo, mi piace. E Loki, Pippuzzo, è un po' che non entra Pippuzzo, ma guardate anche questa qui, poi andiamo subito online. Scusami Uomo Tigre che sto ritardando, ma volevo farti vedere anche le mega livree strafichissime, del team MDRT. Ciao Andrea, non riesci a vederlo online. Ciao amico mio, buonanotte, ci vediamo domani sera con i dinosauri. Andrea, fai pubblicità dove lavori, fai pubblicità a tutti i tuoi amici, perché domani sera dobbiamo essere in tanti, è un mega gioco di dinosauri. Ciao amico mio, ciao Andrea, buonanotte. Ok, andiamo subito a fare l'online e vado a creare il party, ragazzi, Notte Andrea, grandissimo, buonanotte amico mio. Dai la buonanotte Andrea. Ma dai la buonanotte. Buonanotte Andrea. La gente ti vuole sentire, non gli frega niente che scrivi in chat. Buonanotte Andrea. Buonanotte Andrea. Oh, che cavolini di Bruxelles. Amo, vogliono la voice. The voice. Brava. Bellissimo. Sì. Ma non dubito, è bella, È dubito, devi fare una. Devi rivisitarla, Shader. Ci vorrebbe una. Sì, una new livre. Livre 2022. Amo, stai calma. Mo' devo fare le cose qui. Ok, allora facciamo. Uomo Tigre, ci sei? Adesso potresti anche entrare, Sto facendo il party, ragazzi. Non farmela sparire, me la ridai in mano? Sì. Perché sennò qua. Ok, me la metti là in fondo, me la metti. Allora, crea. Grande Graz! Sì? Ok, no, tutte no, amico mio. Sto facendo un po' la volta, stasera abbiamo fatto
più che altro. Allora, Uomo Tigre non ti vedo, Marco, Loki. Oh, Loki non lo becco mai, Sto facendo, non vedete il mio video, ragazzi, perché sto cercando da invitare gli amici in party, Adesso Graziano, no, ho fatto poche esperienze sul circuito. Sto vedendo che sta entrando il mitico Uomo Tigre. Uomo Tigre è arrivato. Perché Loki, grande, 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 4708, perché non mi trova? Ok, Loki, ok, adesso dovrebbe arrivarti anche Uomo Tigre l'invito al party. Allora, vediamo un attimo, NRT. Trattino basso, arrivo subito, raga, sto solo invitando gli amici. Che balle, uomo, devo farlo tutto completo, ma siamo amici, perché non mi fa sta roba qua? No. Ciao. Ehi. Mi senti? Ecco, devo prendere le altre cuffie un attimo, perché qua mi fanno sparire sempre le cuffie. Per quello che non faccio mai party, ragazzi. Amore, mi cerchi un altro paio di cuffie che c'è lì? Perché non funzionano queste? Allora, Uomo Tigre, tu riesci a entrare in party? Non riesco a cercarti nel party, non riesco a trovarti. Loki? No, non è questo, neanche questo. Adesso sì, oh, grandissimo. Allora, devo soltanto, ok, invitare Uomo Tigre nel party. Però non riesco a capire se lui riesce a entrare da solo nel party, se lo vede. Arriviamo, ragazzi, one second please. Non vedo Uomo Tigre nella lista amici. Non lo vedo, non lo vedi, non lo vedi. Allora, aspetta un secondo. Aggiungilo, aggiungilo. Ok. Allora, prova a vedere adesso, amico mio, che mi sono messo online. Allora, la macchina abbiamo detto che prendiamo. Prova a vedere se riesce a entrare nel party, amico mio. Cambia auto. Abbiamo detto la GR2, quindi io prendo la NSX. Ah, il gruppo 2 pensavo un gruppo 3. Oh, Shard sta correndo con Uomo Tigre, sta correndo con la stessa mia. Loki sta correndo con la NSX, giusto? Sì. No. Uomo Tigre lo vedo nei prati. Forse sta cercando. Sta invitando Uomo Tigre? Morbide, va bene. Lo vedi adesso, amico mio, il party? Perché io non so come si chiama. Aspetta che è arrivato un invito. Uomo Tigre ha avviato un party. Dai, entriamo noi. Ciao Uomo Tigre. Ega. Grande. Allora dai, invito io la gente di qua, Sì. Ciao, buonasera a tutti, ragazzi. Ciao amico mio. Ciao, buonasera a te. Allora, aspetta che invitiamo Lochino e l'amico Marco. Eccolo qui, che è Charder. Allora, aggiungi. Cosa, mio amore? E Uomo Tigre, mo. Sì, andiamo a vederlo anche nelle sue live. Grandissimo Uomo Tigre. Loki, grande. Allora, Loki 47.
Oh, dai, che così giochiamo insieme, ci divertiamo, amico mio. È una vita che dobbiamo giocare insieme, non siamo mai riusciti. Oh. Sì, purtroppo io. A me gli orari miei. Sono pazzeschi. Dalle 23 in su. Orca, proprio tardozzo, eh. Io alle 23 sono praticamente già quasi nel mondo dei sogni. Lo so, tu stacchi e inizi. Esatto, bravo, bravo. Però se me lo dici almeno qua, se c'è qualcuno te lo posso mandare. Facciamo lo scambio di follower come hai fatto tu a volte. Vabbè, è che non so farlo, quindi a volte magari faccio stupidate, mi dicono: no, ma guarda che non mi hai mandato nessuno. E io che ne so, ragazzi, io ci ho provato. La buona volontà ce l'ho messa, poi se funziona o non funziona, sì, anche perché a quegli orari lì non è che ci sia dentro tantissima gente. Poi adesso col caldo sono anche diminuiti i nostri amici, sì, di Twitch. Ma infatti è in estate, quindi... vero, né? Sono un po' diminuiti proprio tutti, sì. Ma non dovete andare in vacanza, amici di Twitch, dovete stare a vedere le nostre gare, caspita. Charder ha fatto 1.33, eh? Charderino ci sta mettendo del suo. Visto che belle le livree. Oh, eccolo qui! Il Loki! Ciao Loki! Ciao Loki, buonasera. Dai, io sto usando l'NSX che avevamo detto. Sì, ma infatti prendiamo tutti la stessa, raga. Vabbè, Charderino ha fatto, penso, un tempozzo con la Porsche. Sì, dai, così è più divertente. Tanto chi se ne frega. Qui si gioca per divertimento, raga. Ma sì. Allora, se poi entra Carla, si gioca proprio per disperazione. Nel senso che vi butta fuori tutti. La livrea di Carla, per la piacere. Ah, la Carla, bravo, bravo, bravo. Loki sta usando la tua livrea, mio amore. Grande! Grande Loki, detto Carla. Adesso arrivo e ti devo mandare avanti il mio gioco, se non mi buttano. E la mia. Ci sta. Non lo so, Charderino, se ci sta sentendo. Sto girando con le dure. Ma poi hai fatto il tempo con le dure, con le belle. Grande! No, mio amore. Già è buona che stiamo in quattro in party, ragazzi, si sta sentendo benissimo. Quindi già dobbiamo ringraziare PlayStation stasera. Ma guarda, è strano, noi facciamo party di 8-9 persone, non abbiamo mai problemi. Sì? Allora ci deve essere qualcuno... Ciao, ma dipende, ciao, Charder! Dipende dalle cuffie, molte volte. No, ma sai che cos'è, Uomo Tigre? Perché, caspiterola? Io entro, io ho sempre... Ciao, Charder! Ciao, grandissimo! Ciao. Ciao grande. È perché io uso sempre questi qua, che sono gli auricolari della PS4, no? Sì, Uomo Tigre. Sì. E vanno benissimo perché le cuffie mi rendono nervoso, mi fanno troppo caldo le orecchie. Dopo un po' non mi piace. Poi adesso che fa caldo non le sopporto. Allora io uso l'auricolarino, ogni tanto lo cambio. Sì, GR2, amico mio. Lo cambio di orecchio, no? Così non mi dà fastidio. E non ho mai problemi con nessuno, né a fare i video, la voce pulita quando faccio le live. Poi ogni tanto trovo qualcuno, tipo Kevin, Kitsune, che è la ragazza, la Kit, che viene fuori un disastro, tipo audio doppio, triplo, sembra che sono dentro una chiesa, non ho proprio capito perché. Sì, no, ma robe assurde davvero, robe che dici, ma perché? Non esiste. Sì, penso che sono... Non so, dei problemi di account, non ho più pallida idea. No, ma dipende sempre dal titolare a tutti, poi dall'audio degli altri giocatori. Sarà le cuffie degli altri, perché io con voi adesso. Cioè sarà la cuffia di Kit e di Kevin probabilmente, perché vedi che non ci sentiamo benissimo adesso. Poi tra l'altro c'ho pure il volante un po' menomato, poverino, perché devo. Adesso che sono a casa in ferie 4 settimane devo recuperare, devo comprare i cacciavitini da Amazon. 1.23, Uomo Tigre, grande! Ci stai dando dentro, eh? Per forza, non devo far bella figura. Solo Uomo Tigre fa leggermente eco. Ah, un pelino? Ah, cioè, dicono che c'è un po' di echino, vabbè, ma è... sopportabile, sì, Franco? Pure io mi risento. Ah, ok, ecco, questa cosa qui fa che ti si tu risenti la tua voce, vero? Fa tipo... Sì. Che cazzo, queste cose qui che fa a me?
Però Franco è sopportabile, nel senso, è poco. Non riesco a capire, ragazzi, come togliere questo problema. Davvero è una cosa a volte che fa anche arrabbiare. Ma poi, tra l'altro, ragazzi, ma la PlayStation non aveva mica preso Discord e tutti i cosi, ma non è ancora integrato Discord nella Play? Sergio. Mi sa che farà prima la Xbox a integrare Discord che la Play che l'aveva preso prima. No, mi sa che la Xbox già l'ha fatto. L'ha già fatto, io non l'accendo da un po'. Tra l'altro in un gruppo Uomo Tigre ero lì una sera che stavo dicendo, cazzo, però potevano fare integrare Twitch sulla mia Series X, no? Che così posso giocare anche con quello, invece che farlo a beta, a programma esterno. E poi un tipo mi fa, Marco, ma da quanto tempo non l'accendi? Perché è 2 mesi che c'è. Ah, scusa allora, non parlo più. Sì. L'hanno fatto, bravi. Sai quando ci rimani male, no? Perché dici, sei lì a dire, cattivi, perché non lo fate? Potreste farlo. E poi l'hanno fatto e ci rimani male. Vabbè. Oh ragazzi, 23-6 sono io. Uomo Tigre ha fatto un tempozzo, eh? Un bel tempozzo. Loki è andato meglio. Grande Loki, l'ha battuto adesso. Grande. Non cantate troppo. Non cantiamo vittoria. Chi è stato? Io ero nel prato, eh? Non ho fatto nulla. Nulla ho fatto io. Io ero nel prato, ragazzi, non ho colpa. Stavo entrando e qualcuno mi è venuto addosso. Tanto c'è un caso e salgiamo. Eh sì. Ora l'avrà fatto. Sono sicuro che il mio tempo durerà molto poco. Oh, credo. Fa il culo. Credo anch'io, eh. Bella figlia. Sì. È rimasto quello colpo sua. Già ben scherzato. Chi è che vi è venuto dopo? Io. Ah, Loki era. Quando è andato nei campi. Ah, ok. Era andato a lavorare con la NSX. Ero dentro con il mio bel trattore, qualcuno mi è venuto addosso, eh. Non stai sul farm, che occhio. Infatti. No, sta sul farming sempre. Madonna, farming è un gioco bellissimo che non riesco a portare la gente sul gioco, ragazzi. È una cosa che mi fa un po' rabbia. Perché è talmente bello e sto facendo Uomo Tigre, sto preparando a fare le corse nei campi con i trattori, con... Sì, vogliamo fare le corse col Monster Truck, queste cose qui, però non entra gente a vedere, caspita, mi spiace. Le faremo una volta a settimana così abituiamo i nostri amici a entrare a vedere delle gare simpatiche, insomma. Va Cerderino, zitto, muto, eh? Allora, io lo dico così tanto per farlo presente a Franco, agli amici anche di Twitch che ci stanno ascoltando. In teoria, ragazzi, vabbè, adesso perché anche Uomo Tigre sta streamando, quindi non sono solo io l'unico streamer, ma sarebbe galanteria entrare nella live di uno streamer e far finta di andare piano, così lo streamer vince. Io non l'ho detto, ragazzi. Okay, io non l'ho detto. Vado a uno allora, dai. Io non l'ho detto, ragazzi, non l'avete sentito, vero, in chat? Bravi. No, io non sento niente, guarda. Se no vi buco le gomme, ragazzi, eh. Dovrò fare un po' di strada a venire a beccarvi tutti, ma domani mattina avete tutte le gomme bucate della macchina. Abbasso di nuovo tanto. Ma quanto correte, ragazzi? Ma quanto correte? Ma mi dovete proprio farmi partire ultimo. Vai che faccio venire la Carla che vi sportella, vi butta fuori tutti, eh. Alla prima curva vi dà una brancata dentro, eh. L'ho fatto come 22, tigre. Io ho fatto 1.23.6 il mio over the top. Sono vecchietto, ragazzi, non riesco a fare troppo il tempo io. Chi è che fermo qui? In traiettoria. Uomo Tigre, ti sto venendo addosso, per fortuna t'ho visto. Allora io direi. Tanto è solo per divertirmi. Bravo Franco, sì, ma chi se ne frega, bravissimo. Così mi piaci. Solo per divertimento, raga, chi se ne frega. E ci stiamo divertendo. Però vabbè, c'è quella competizione. Ci deve essere, sennò. Cioè, capito? Se tutti e tre a un certo punto decidono, facciamo vincere Marco Drums Games, cioè non posso farci niente io, capito Franco? Puoi, cioè. Puoi solo sognare. Metto lì, poi so io come fartene. Capito, tutto può essere, Franco. Passa la scritta con rotto.
tutto può essere, tutto può essere, tutto può essere. Pensando con l'altro giocatore, fa stato vinto. L'unica cosa che conta, bravo, bravo. Divertirsi non è importante, è l'unica cosa che conta tra amici. Grande, mi piace sta cosa, Franco, mi piace. Ragazzi, l'ultimo giro abbiamo. Sì, ultimo giro abbiamo, ragazzi. Se no facciamo buona snoce, se ne facciamo solo una. Almeno riusciamo a fare anche un'altra garetta, un'altra pista. Dai, dai, dai. 1:22:08, ragazzi. Ho fatto il tempozzo, eh. Io mi metto in parcheggio. Ah, oh, bello, bello, mi piace. Sono ultimo, penso, eh. Non mi piace sta cosa. Vabbè, no. Io sei il primo a partire da sotto. Bravo, bravo, bravo. Un bel modo di pensare. Allora, stiamo vedendo un po' di Charter Design, un po' di Loki e un po' di Uomo Tigre. Vediamo un po' tutti e tre, eh. Bella, bella la curva uomo. Vediamo Loki. Bravi, bravi, abbiamo visto Loki, ho visto un tocco di Uomo Tigre e adesso vediamo un pezzettino di Sharder. Franco! Vabbè dai, che dite, ho fatto bene in 1:21:09, dite? Eh? Grande! Sarai il primo ad essere buttato fuori. Allora, chi devo centrare? Chi devo centrare, raga? Perché ho fatto il tempo, lo sto migliorando. Grande, grande! Dai che dobbiamo correre, Loki, non possiamo fare tutto il miglioramento qua. Allora vediamo un attimino Sharder. Io continuo a migliorare qua, già ho fatto il migliorato. Dai, vediamo Sharderino, arriva Sharder. Allora, Uomo Tigre, come sei messo? Lui ha appena iniziato il giro. Finisce Uomo Tigre e partiamo, ok? Intanto io Loki sta facendo un altro giro. Loki finisce il giro, basta. Sharder come messo? Sharder finisce il giro, basta. Io sono già a tre giri, ragazzi, che sto cazzeggiando a vedervi. Sharder è andato fuori, raga. Sharder al limite, amico mio. Ok, Sharderino finito. Allora, vediamo Uomo Tigre. Allora, vediamo Loki prima, allora. Ok. No, ok, Uomo Tigre, vediamo le ultime, è nella parte mista, non devi entrare Google. Parcheggiati, vediamo che arriva uomo e partiamo, eh. Caldo. Fa scaldo. Devi togliere la copertina. Anche il mio si inchioda. E devi farlo raffreddare adesso, togli la copertina e. Ok, orca, sei andato sull'erbetta, eh. Vai, grandissimo Sharder, parti. Sì, Marco Madi, che volevi vedere i trucchi di tutti. Allora, ragazzi, adesso vuole vedere i trucchetti lui, appunto. Io non ho visto i trucchetti di nessuno, io devo fare show, ragazzi, quindi non esageriamo. Allora, Marco Drums Games, ragazzi, lo chiediamo in chat. Marco Drums Games può brancarli dentro tutti nella prima curva? Rispondete, sì o no? È la gente che risponde. È la maggioranza della gente in chat che mi dice di sportellarli tutti o no. Vediamo un attimo. Dai ragazzi, sì, sportellarli tutti, hanno detto. Ok, sullo Sharderino gli ho dato. Oh! Loki se n'è andato e non ritorna più. Sharderino, bravo amico mio. Sharder, abbiamo sentito
Madonna! Tutti andati, ragazzi! Oddio, chi è che è andato a muro? Chi è andato a muro? Tutti! Tutti! Tranne Marco Drums! Oh, ma mi sa che ha crashato! Marco ha causato un errore di connessione di rete. Ma io sto andando, ragazzi! Può essere... No! No, poteva essere la volta che vincevo. Però ero più avanti io di voi, ho vinto io, eh. No, io stavo dove si prende, dove si scontra. No, ragazzi, dai, chi farà? Provi a farlo tu. Tutti parcheggiati, è bellissima. Hai visto la scena? Tutti dritti a fuoco. La fai tu, la lobby, uomo? Così magari riusciamo a entrare. Sì, dai. Shader è acquittato, non so se è crashato. No, è crashato, è andato via dalla chat, è andato via da cosa. Si vede che è crashato proprio. Possiamo tranquillamente noi facciamo 5, così riusciamo a fare due gare, sì, però sì, vedi tu, 5 vedi tu. Però senza i consumi, però. Sì, sì, okay. 5 o 7, vedi tu, tanto comunque è veloce quello che vuoi tu. Vabbè, no, sì, dai, così partiamo diretti senza fare la qualifica, tanto l'abbiamo già fatta la qualifica, abbiamo visto che chi era più bravo a girare. Marco, dove hai promesso che un giorno facciamo pure con la Formula 1? Absolutely. Nel weekend, se me lo riguarda. Io adesso, amico Loki, sono a casa in ferie da domani sera. Ho le ultime 8 ore di tortura. Perché con questo caldo, ragazzi, è una tortura stare nel capannone. Dopo possiamo fare tutte le live che vuoi. Alla sera faremo Gran Turismo Formula 1. Di giorno faccio anche live di giorno. Tanto non mi interessa se c'è poca gente. Farò anche live di altri giochi che volevo già portare. Non so cosa è sul testo. No, Sharder, la fa Uomo Tigre. Tu entra e basta a giocare con noi. E ti è crashata la linea, Sharder. Può capitare. Può capitare quando non paghi la bolletta, Sharder. Quindi adesso ti hanno tolto la linea. Ok, l'ho fatta la lobby. Bravo. Sharder, entra, amico. Dai, così partiamo subito. Allora, lobby Marco Drums. Grandissimo. Grandissimo Uomo Tigre. Ma Uomo Tigre, una domanda da $1 miliardo. Sì, ma me li devi dare poi, No, dovresti darmeli tu. No, come funziona la cosa? Una domanda simpatica, senza soldi. Sì. Come ti chiami, amico mio? Come ti possiamo chiamare? Francesco. Franci, ti posso chiamare Franci o ti sta sulle balle? Puoi chiamare Ciccio, dai. Ciccio. Ecco, questa cosa qua me la devo scrivere perché penso di non ricordarmela. Però vabbè, se ti chiamerò Uomo Tigre vuol dire che non mi ricordo come ti chiami. Ma non per male, perché c'ho una memoria del merda. No, ma figurati. Grande. Ciccio? Ciccio, amore. Ciccio ricordi. Amore, Ciccio mi dà l'impressione che sono un po' cicciottello io, quindi non mi piace tanto questa cosa di Ciccio. Quindi no, ti chiamo Ciccio. Si usa Ciccio. Sì? Ah... Anche il mio nome di battesimo è Francesco. Franco si chiama anche lui Francesco. Quindi vi chiamerò Franceschi. No, Franceschi. Franceschi. Così a cazzo. Ciccini. Okay. Ciccini belli. Avvio la gara. Vai, avvia, 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 avvia. Forza, forza, forza. Okay, okay. Senza perdere tempo, ragazzi. Carla sta già morendo di sonno. Ci sta dicendo che dobbiamo andare tutti a letto. Quindi stiamo calmi. Cambia botta. Mettiti nell'angolino, ma mettiti di qui con la faccina. Di lì non si vede, mio amore. Di qua. Andiamo. Fate sto lì. Dai. Dai, Franco. 3, 2, 1. Go. Bella. È già una partenza migliore, eh. L'online, ragazzi, fa sempre schifo, però, eh. Io vedo le macchine che vanno da destra a sinistra in una maniera incredibile. Ah, purtroppo dipende. Ah, ma non lo so perché. Quando giochiamo tra amici, fa così. Vero, Sharder? L'avevamo già visto. Scusa, Sharder. Ti lascio il posto, se vuoi. Passa, Sharder. E non farmi frenare, però. Passami, ti lascio passare. Ok, grande. Credo che Sharder non è entrato in patti, eh. Vabbè, si sente da dalla chat.
Sciarderino sta facendo cose strane, eh? C'è la live a dimostrare. Porca loca, scusa Sciarderino, non ti sono venuto addosso io, eh. Nell'occhio. Vabbè, mia amore, settimana prossima che siamo a casa sarà tutto più tranquillo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Mega Gara Online. Io, l'amico Sharder, l'amico Uomo Tigre Ciccio e l'amico Loki, che lo chiamiamo il maestro driftatore, the master. E no, e invece l'amico Sharder è il maestro livreatore. Sì, stavo facendo la curva, poi avrei detto se ero concentrato a finire di fare la curva. Sì, no, può essere che anche non me lo ricordavo, però stavo facendo la curva. No, non penso, dai. Un po' sì. Oh, ragazzi, Uomo Tigre va che è un piacere, eh? Non riesco a prenderlo. Mi devo bucare le gomme. Era meglio. Questa pista parla 7000, a fare 70 giri in sta pista. Voglio vedere se non te la impari. Beh, io ne ho fatti 70 e non me la ricordo ancora, però. A volte. Io ho visto una cosa online incredibile, ragazzi. Uomo Tigre faceva due volte la stessa curva. Però. Hai visto che ha fatto. Ma è l'online che non sta funzionando bene. No, ma se è flash. Se torna Andre, grande. Mamma mia ragazzi, ma funziona, sono andato al primo stop in Formula 1. Amico mio, sì. Oggi ho comprato Kevin, eh. Penso che è in offerta sullo store, amico mio. Sì, la collect con la. Dopo la ricarica di 50 euro di panni. Beh, amico mio, però è in offerta, vero? La complete edition è arrivata a 67 euro. Caspita. Buono. Sì, costa di meno della standard. Della standard, assurdo, incredibile. Io penso che chi fa i prezzi. Sì. Io penso che chi fa i prezzi sullo store bisognerebbe dargli 4 sberle, che non guardano quello che fanno, boh. Sì, ho capito che vogliono dare anche quella lì più figa con i crediti e tutto, però non ha molto senso, ha il senso, no senso. Invece domani Uomo Tigre, se non c'hai nulla da fare o se comunque prima di fare la tua mega live vuoi entrare, porto un gioco di dinosauri fighissimo, eh. Sì, ho sentito. Lo sto sponsorizzando perché ho dovuto pagarlo profumatamente sta fondazione, se. È perché praticamente sarà un gioco free to play tra mesi. Sì. Quindi potete giocarlo tutti, però prendendo il pacco fondatore posso giocarci da subito, quindi lo posso portare subito in live. E mi dà tutti e 26 dinosauri, quindi io praticamente domani sera chi entra presto alle 9 faccio scegliere a voi il tipo di dinosauro da usare, ecco, che è una cosa carina da fare e fica. E bisogna crescere col dinosauro pian pianino, crescere e diventare grandi, ecco, insomma, è un po' la vita nostra in un dinosauro, tutto lì. Tipo un Tamagotchi, no? Bravo. Però non portatile, perché la TV da 55 non si fa portare tanto facilmente in giro, eh. Però ci può stare. Penso che qualcuno lo possa fare. Qui non mi ricordavo più la curva. Bellissima. Io non capisco per quale motivazione l'amico Sharderino è così tanto indietro, eh? Penso che ha proprio problemi di linea il nostro amico Sharder stasera. Non è da Sharder 19 secondi, da me. Sulla pista che conosce bene poi. Da me. Sei Uomo Tigre variabile, nel senso che sto vedendo che non mi sta dando via, ma non lo sto prendendo, quindi sta tenendo
una costanza il grandissimo Ciccio. Certo. Anzi, 5 e 8 adesso, tra l'altro, sto correndo meglio. Tu sei bravissimo, amore. Guarda, 1.46. Sì. No, adesso devi trovare una macchina che ti trovi bene, Carla, e imparare le piste, fare più piste, capito? Sennò poi ti trovi sempre a fare il Dragon Trail. Mi raccomando, tardietta, devi togliere il cambio automatico, che tu giochi col cambio. Dovresti, come dice Loki, togliere il cambio automatico, sinceramente. Questo ti aiuterebbe tanto, È facile, poi fidati che dopo 2-3 gare, poi dopo ti imparare proprio il cambio automatico. Però vedi, senti il motore. Per forza devi scalare, no? Ma vedi che c'è, non leggi che c'è 3-2. Non l'ho visto, però sì, 1.22.093. Grande Loki. Il gioco senza audio, perché è Marco che ha l'audio nella cuffia. Cioè, perdo tanto anche per quello, anche perché non c'è l'audio del rumore del motore. Eh beh, sì, certo, ma noi dobbiamo streamare, teniamo l'audio basso del TV, sennò poi e poi parliamo, quindi un po' di. Grande Loki, grande Uomo Tigre, grande Marco Drums, grande Sharder. Bella gara. Ci rifacciamo un'altra pisterella? Che pisterella facciamo? Dai, che è così. Alle 11 stacchiamo, ma io una pisterella me la farei. Che piste ci piacciono, ragazzi? Che pista vuoi fare, Carla? Comunque, Uomo, no, se fai l'impostazione evento, non serve che clicchiamo dalla parte. Sì. Impostazione? Senti... Vento? Goppi. Sì. C'è un'impostazione che si può cambiare le piste senza uscire? Sì. Però non può fare solo il coso. No, ragazzi, solo, davvero? Sì. Come si chiama? No, aspetta, fermi tutti che questa cosa non la sapevo. No, quando fai avvia gara. Fai modifica impostazione evento. Però devi essere ghost. Ok. Il quarto da sinistra. Ma è una cosa che hanno messo adesso? No, da del gioco. Non sapevo, io noi tutte le volte usciamo e dobbiamo rifare tutto da capo. Ecco, l'ultimo aggiornamento si può salvare la go. Impostazioni. Sì, questo l'ho visto. Così rimane sempre tutte le impostazioni salvate senza farle tutte le volte. Le vai a caricare. Bello, beh, questo sì, questo è interessante. E quindi adesso però dobbiamo uscire, vero? No, non devi uscire. No. Fare niente. Che pista facciamo? Beh, io Monza, pista italiana. Dai, Monza ci sta. Anche Carlo ha detto Monza. Comunque, Sharderino, impara, perché quando farai tu le lobby, vedi che si può cambiare la pista da dentro senza uscire? Adesso ti teletrasporta appena uno cambia la pista. Teletrasporta una sottospecie. Bravo, Franco, mi piace il tuo modo di ragionare. E Monza sia. Bravo. Eccola qua. Io sono già sul tracciato, raga. Allora, io però direi di fare gruppo 3 italiane a sto punto. Che cosa stai dicendo? Gruppo 3 italiane? No, sono sempre con la NSX. Dobbiamo cambiare la macchina, mica che palle. Poi uno ce l'ha, l'altro ce l'ha. Sì, poi in quel caso bisogna uscire. Sì, mi ero dimenticato. Amico mio, tu facevi cose strane, eh? Cioè, dobbiamo uscire 50.000 volte, tempo perso per nulla. Adesso devi imparare a fare le lobby, Shardy. Beh, dai, andiamo con la NSX. Vai con la NSX. Ma facciamo qualifiche o... Sì, sto già correndo io. Facciamo 2-3 giri, dai. 2-3 giri, 4. Poi facciamo i 5-6 giri del Garen. No, io monto un problema. Io non so mai alla prima chicane dove si deve staccare. Non l'ho mai capito in 4 capitoli di Gran Turismo che gioco. Non ho mai capito dove si deve staccare. Mai. Allora, stacca 450 metri prima. Dai trame. Sì. Tu dirai, e secondo te io non posso. Stacca dove c'è il virulino in mezzo, a 1,5 km prima, cominci già a frenare pian pianino. Sì, come finiscono i box. Esatto. Devi vedere bandierine, Loki, da 200 a 100, io freno a 180, poi dipende dalla macchina però, da quanto va veloce. La cosa che frega molto,
qui nel giro è la parabolica, perché se la prendi troppo lenta non riesci ad arrivare veloce sul traguardo, se la prendi troppo veloce ti porta fuori. Monza è forte la parabolica, sembra una stupidata ma la parabolica fa tutto il giro praticamente. Infatti Monza sì, mi piace farla, il problema è che o la faccio benissimo o la faccio malissimo. Allora io freno a 150 qua, ti do un consiglio, vedi ci sono le bandierine quindi non puoi sbagliarti. Poi vedi tu, perché ognuno frena alla velocità che... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. NSX su Monza ragazzi. Secondo me comunque il mio problema al pedale è proprio sporcheria, perché stasera per dire non mi sta dando nessun tipo di problema, anche se ho alzato la... Hai provato a spingere bene dentro il filo della pedaliera? Sì, no, quindi li ho tolti tutti. Questo problema, ho spinto bene il filo della pedaliera dietro verso il volante e adesso sto bene. No, ho già fatto, ho staccato tutti i fili, l'ho puliti tutti. Questo è proprio un problema al potenziometro, ma penso che sia solo sporco, perché non lo fa sempre, capito? Rivolgiti a chi c'è l'altro per difetto. Sì, entra un po' la zozzeria e bisogna dargli una pulita proprio, però non ho la Torx, quella col buco, quindi non sono riuscito a togliere i pedali. Allora se non togli i pedali praticamente non l'hai tirata giù. Ho tirato giù un pelo, ho soffiato col compressore, ma non ce la fai. Bisogna proprio tirare giù i pedali. Adesso devo comprare la Torx su Amazon e vediamo un attimo. Adesso che sono a casa lo farò, perché sinceramente andare con un volante meno matto, ragazzi, è brutto, eh. Perché ti frena mentre acceleri non ci sta. Eh sì, è brutto perché tu cerchi di impegnarti e tutto, però un conto è se non ci arrivi o se sbagli, un conto è un altro, cioè, capito Franco, un altro è se tu acceleri e la macchina frena, cioè, che cazzo vai a fare? Infatti mi sono perso 3 sub dell'amico Andrea, che dovevo fare il Nürburgring a oro per anche questo motivo. È solo che col pad non ce la faccio a correre forte. Il pad è un'altra cosa, quando sei abituato al volante. No, guarda, io adesso penso che il pad non lo userò mai più. È difficile, dopo un po' che ti abitui. Io stavo cercando anche nella disperazione di magari di comprare il Fanatec DD Pro, ma ragazzi miei, Fanatec non c'è. Non c'è. Ma lascia stare, ma non c'è, non c'è. Non c'è, non ce l'ha neanche la Fanatec. Perché non ci da pochissimo. Io ce l'ho, io sono riuscito. Bravo. A prendere. Introvabile. Tu l'avevi preso allora, eri tu che me lo dicevi. Cazzo, sì. Non si trova più. Uomo Tigre, non si trova più da nessuna parte. No, ma è introvabile. Introvabile. Anche Franco sta dicendo che è introvabile, hai ragione. E non voglio prendere il Trasmaster, perché l'ho provato da mio cugino e non mi piace. Secondo me Fanatec è molto più robusto. Sì, ne? Ma lo tu che hai avuto Logitech e Fanatec tu? O subito Fanatec? No, G29 l'ho avuto. Ecco, hai trovato una differenza nel senso che riesci ad andare anche più veloce o soltanto una questione di come è fatto? Guarda, secondo me è solo una questione di fattenza. Solo? Non hai migliorato nulla? Un po' che niente, ma... Ah, merda. Pensavo che c'era anche un po' di differenza, visto che hai fatto meglio. Sicuramente sarà fatto meglio, no? Sicuramente hai una sensazione diversa. Ah, però i tempi sono gli stessi, bisogna migliorare. Più o meno sì, scendi con Fanatec, scendi qualcosina, ma non è il volante a fare la differenza. Che palle, pensavo che correva lui. Con tutti i soldi spesi, correva lui. Pilota automatico. È un po'. Magari non proprio pilota automatico. Vabbè Franco, comunque non è un problema, non c'è, quindi non ci creiamo il problema di comprarlo, ecco. Dobbiamo riparare il G923 che comunque è un bel volante. Dopo magari la pazzia
Ecco la tredicesima, l'ultimo dell'anno, la possiamo anche fare, sempre se c'è. È come le PlayStation, non si trovano, ragazzi. E gli è andata anche bene, perché c'è gente che è un anno che l'aspetta. Io tu no, pensa... io... Io sono pugliese, tramite un amico che ho preso dalla Calabria. Sì, sì, perché non c'era, non si trovava da te, eh? No, ma fa un anno che ce l'ho, però l'ho preso da GameStop in Calabria. Porca miseria, ragazzi. Ho visto cose veramente al limite della... della indecenza proprio per comprare ste console, gente che l'ha pagata 1000 euro e robe... Sì, vabbè. Lo schifo degli approfittatori. Ma quelli ci sono sempre, sappiamo che il mondo fa così, no? Ci sono con gli orologi, ci sono con i telefonini, ci sono con i biscotti, ma ve lo ricordate che c'erano i biscotti? E non facciamo la marca dei biscotti, ma c'era il periodo che c'era una marca di biscotti che non si trovava, ragazzi. C'era gente che li comprava a 3 euro e li vendeva a 12, a 20. Quei biscotti, ragazzi. Incredibile. Vabbè, guarda, Franco, la PS4, secondo me, che poi ti vengano qua i puristi che dicono la PlayStation 1 era il top, la PlayStation 2 è quella più bella del mondo, la PlayStation 4 è stata una grandissima console, con gli stracoglioni, scusatemi la parola, ma... ha fatto veramente una generazione di 8 anni, poi con la Pro anche, tra l'altro, l'abbiamo allungata un po', e ancora va che è una meraviglia, raga. Cioè. Poi sei sempre lì, bisogna avere uno studio che è capace di programmare, perché se becchi Santa Monica vi fa un gioco pazzesco, ragazzi, anche con la PS4 Pro di 5 anni fa. Cioè, poi devi saper programmare, perché gli studios che non sanno programmare, vabbè, dico, danno la colpa all'hardware da scadente. Poi vabbè, fino a un certo punto, perché arriveranno a un punto che non riescono più a farlo, eh. Sì, vabbè, ma lo fanno pure apposta, no? Beh, un po' sì, dai. È come i cellulari, no? L'obsolescenza programmata, che dopo un tot di anni ti dicono tu non puoi più usare questo programma perché hai il telefono troppo vecchio. Cioè, lo fanno tutti, comunque. Ok, ragazzi, allora, io sono qui e se volete si può partire. Avvio gara prima che Rocky mi toglie il tempo. Sì, 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 esatto, avvio da subito, muoviti! Loki, mi sa che non te la dovevo dare la dritta di dove devi frenare, eh? Adesso ti ho detto il segreto della vita di Monza, eh? Che devi frenare dai 100, dai 200. Ah, hai capito? 41,6. Vabbè, vabbè. Oh, Sharderino ha detto eccomi, grande Sharder. Grande. Ma forse è un po' migliorato l'audio, che è uscito Sharder, che magari era lui che faceva l'eco. Sentite ancora l'eco? No, io leggermente lo sento. Ah, ok, va bene. Se riconosci tutti vai forte. Monza ha tanti segreti, se riconosci tutti vai forte. Franco, dobbiamo sentirci un giorno in privato che mi dici tutti i segreti a gratis di Monza. Uomo Tigre mi sa che ha avuto un problema in partenza, sì, Franco ride. Sono partito di terza. Infatti, sono qui che sto godendo. Oh, scusami Loki, sono stato io. È anche uomo m'ha inculato, però. No, anche uomo. No, non ho fatto niente. Ecco, calma. Ecco, queste sono le partenze un po' alla Carla. No, non mi accusate, giustamente. Io ho sentito qualcuno che mi tamponava, io l'ho sentito, allora Sharderino. Okay. Apposta. Allora Sharderino, ok. Grande Sharder. Intanto Loki va e non va bene Lochino. Si è appoggiato, si è leggermente appoggiato, amico mio. Vedo uomo che arriva a fuoco. Estintore. Un bel... Ho quasi volato, raga. Lo sento dietro, ragazzi. Sento il suo motorino. Mamma mia, che pressione che ho. Ti sto vedendo dietro. Allora, io tengo la traiettoria. No, dai, anche in drift mi sono passato, ma no, ma non è possibile, grandissimo, hai driftato.
Hai driftato! Ho staccato troppo! Mamma mia ragazzi, ha driftato tra l'altro! Mio tigre, sono sul tuo destra! Attenzione, okay. Attenzione! Vediamo chi... Chi ha driftato in faccia, Franco? Sì, mi ha driftato in faccia! Me l'ha fatta a cazzum, come si dice! Guarda, io ti supero anche driftando addirittura, no, Marco! Ti giuro, mi è uscita! Il drift non mi piace! Però mai driftato in faccia, dice Franco. Minchia, proprio Marco, ti supero e ti drifto anche. Ho staccato tutto una volta all'ultimo. Ho visto, figa, hai fatto una frenata all'ultimo proprio lì, eh. No, c'è una linea che non va. Se c'è la linea che non va, c'è poco da fare online, eh. È come un po' in Formula 1 quando c'è una... comunque mi sta frenando in accelerazione, eh. Vedo che si accende l'ABS. Quindi sì, vabbè, tanto non è che andavo tanto più forte, i tempi miei sono questi. Però è vero Franco che mi si accende, guarda, guarda come si accende. Uomo tigre è andato contro il muro. Comunque ragazzi, ho da testimonianza anche l'amico Franco che vede che si accende l'ABS. Per fortuna è tutto in live, così nessuno può dirmi che dico bugie. Grandi ragazzi. T'ho visto troppo a fuoco sinceramente in quella curva lì, non ho detto niente per... stavo dicendo, ma non è un po' troppo... T'ho visto qua a muro. Ho fatto un high side con la macchina. Allora, il gioco e Marco Dram si è vendicato di te del passaggio in parabolica in drift, ecco, vedi? Non farlo mai più. No, a chi si permette più? A parte che non mi uscirà mai più. Infatti era stato bellissimo. Vai a vederti la live domani che è registrata su Twitch e vedrai che sorpasso mai fatto da panico. Lo metterò anche magari come video su TikTok, perché è veramente figo. Grazie. Sì, lo metteremo. Oh, adesso ho i tempi tecnici perché minchia ragazzi, a curare tutti i social e tutto è una cosa veramente impressionante, eh. TikTok lo sto veramente facendo con il contagocce. Tra fare le copertine, Uomo Tigre, e fare le live, e fare i video. Mamma mia! Io ci credo che chi fa lo youtuber proprio di professione dice un lavoro, è davvero un lavoro, eh. Davvero un lavoro. E poi i youtuber professionisti giocano solo con la gente che li fanno giocare, che li fanno vincere. Non come per dire Loki che adesso sbaglia la parabolica magicamente e arriva ultimo. Vero Loki? Vero? Vero? Mo devo fare un po' di pressione. Un po' di pressione su... Sharder è dietro comunque adesso, eh? Amico Sharder. Recuperi sulla prima chicane, perché tanto continua sempre a sbagliare staccato. Sì, lo so, però non ce la faccio a. Siamo sempre lì, nel senso che tu vai forte. Vedi a 5-3, poi adesso vai a 6, poi ritorno magari perché mi accollo un po'. Adesso ho fatto il giro migliore io. Sì, vabbè, ma è anche la macchina che è facilissima. Ma NSX è bellissima, raga. No, ma che la strada è molto paurosa, ma già a parte già le gruppo 2 per non la strada in modo paurosa. E beh, sei quasi come il GR2, sei quasi la perfezione come le GR1, eh. È già proprio la tipologia di mezzi che è pazzesca, eh. Poi Honda, oh raga, Honda, Red Bull è Honda, il motore Honda non scherza, Sai che, è vero Franco, sai che ho i gran dubbi sull'anno prossimo quando entrerà Porsche motorizzata a motorizzare la Red Bull? Boh, voi cosa ne pensate ragazzi? Davvero?
Eh sì, Porsche ha comprato il 50% di Red Bull. L'anno prossimo c'è Porsche. Non abbandonano i motori Honda e basta, adesso Red Bull sarà Porsche. Non hai visto le notizie? Cioè, secondo me adesso la, cioè già la Red Bull è considerata la fideria più tra città. Sì, però il problema è... Il motore Porsche è una bestia, ma non è abbastanza da battere il mondo. Cioè l'Honda è una macchina, una marca di motore un po' simile a quello che fa andare anche in tutti i Red Bull, perché ci sono molti che sono ancora scettici. Porsche è Porsche però, Porsche ha una vita che pagare. Lo so, ma... D'altronde non fa la Porsche la macchina, eh! È compatibile il motore Honda, ma quasi. Beh, ma non stiamo parlando che fa l'aerodinamica, cioè sempre la Red Bull è sempre quella, la top. Quindi fa solo il motore, eh! Noi non sappiamo i motori Porsche da Formula 1 come girano, eh! Nessuno lo sa. Secondo me è una bella incognita, invece. Sì, ma proprio perché è un progetto nuovo, secondo me, non puoi entrare in Formula 1 e far bene già il primo anno. Quello è vero, per l'affidabilità dici, che magari viaggia poi spaccia. Non è che forse può fare, vabbè, mo, domani vado in Formula 1 e vado a guardare. No, chi è che mi sta passando? Ciardellino! Come ti permetti? Ciardellino! Come? Dai, buttatevi fuori, dai! Porca! Uomo tigre, non dire queste cose! No! No! No, ero tranquillo secondo io, poi arriva lui e mi massacra, non ci credo ragazzi, non ci credo, ero qui tranquillo io a parlare del Porsche, grande Charles, bravo, 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 grande, grande Locchi, bravissimo, guarda la società dei motori Honda il primo anno che sono tornati in Formula 1, si spaccavano, vero Franco? Io non ho memoria, mi dice Franco, guarda cosa succedeva ai motori Honda il primo anno che sono entrati, che sono rientrati in Formula 1. Credo che si spaccavano anche loro, Sì, però la Honda ha guadagnato facendo... Facevano pena. Guarda ragazzi, se ne facciamo un'altra veloce senza fare le prove, i giri così, io ne faccio un'altra e poi vado a letto. Vedete voi se volete. Sempre a Monza cambiamo pista. Cosa dici, uomo tigre? Dimmi tu. Mezz'ora di vincita, ma vuoi riprendere. Dai, sempre su Monza, no? O su Monza? No, cambiamo pista. Dai, cambiamo pista. Però andiamo subito con la gara, raga, Spa, sì, dice Spa, Franco. Spara. Grande Franco. Ci spacchiamo. Condivido il tuo modo di pensare, Franco, grandissimo. Spara. E anche Charles ha detto ok. Bravo, bravo, Franco. Grande, una bella Spa ci sta. Spa e poi andiamo a Dormà. No, non ci sta a dormì. Spa e poi andiamo a... No, non ci può stare nessuna rima, ragazzi. Quindi non dire che ci proviamo. Niente rima. Spa, Franco Scià. Dai, Marco, basta. Ma cazzo, sì, infatti, basta, Marco. Cioè, sei troppo stanco, stai dicendo sono un sacco di cazzate. Bello. Semmai dammi due numeri per il Superenalotto. Allora, due numeri per il Superenalotto. Poi se vinci e sparisci, giuro che vengo a prenderti adesso che so che sei in Puglia, ti cerco. Allora, Superenalotto si parte dal 0 al 99, vero? Sì, in teoria sì. 17-83. Amore, giocali. 17-83. Vinciamo. Non lo so, Superenalotto, dicono. 17-83, si può fare? Allora vedrai che vinciamo. E sta andando con la gara? Sì. Ma non sono 6 i numeri, però? Sono 6, ne? Sì, 17,83 sì. È già un inizio, secondo me. Mi sa che con 2, manco 2 euro. Vabbè, 2 euro oggi, 2 euro domani, 2 euro dopo domani. Ma che devi prendere senza? Oh, Team Guatemala! Oi! Ciao, team! Grandissimo! Sono partito in seconda, Team Guatemala. Come sta, Steam? Sono dei ragazzi del Guatemala che ci stanno... Oh, Loki! Cos'hai combinato, Loki? Cos'hai combinato, Loki? No, Team Guatemala, Loki! Mi ha fatto... Dai! Ha fatto un bordello e poi è andato. Vabbè. Ma qui davanti? Oi, Team Guatemala! Come si dice, mio amore, in spagnolo? Hola, hola, hola. Hola, amigos.
E Sharder zitto zitto se n'è andato. Sì, Sharder sta godendo come... Qualcuno ha preso all'interno, io stavo all'esterno, dico vabbè, mo questi mi sono in interno. Io stavo in mezzo come un panino. Sharder lunghissimo. Sharder lungo? Sharder lungo? È abbastanza. Ah. Vabbè, dai. Team Guatemala, se, hola, hola! Pista Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Lobby Amigos. Guatemala lo seguo, ma non fa mai una live. Eh sì. Fortissimo Team Guatemala. Oh, yeah! Vai, buttatevi fuori. Porca loca. Madonna, io vedo Sharder laggare di brutto, io vedo destra, sinistra, madonna. Ah! No buena. Sta laggando come un cane. Eh sì. No buena, dai, riprendiamoci. Ragazzi, ho fatto tipo 7 testacoda uno di fianco all'altro, Quindi, credo che adesso arrivate a passarmi. A doppiarmi. Sì. Dove sei? T'ho detto, ho fatto 7 testa coda uno dietro l'altro. E beh, pian pianino, poi se giochi la Formula 1 che fai tanti giri a ripetizione si migliora sempre la situazione, Oh, di questa non te la faccio vincere. Ancora Loki primo. Incredibile, ragazzi. Ma chi ha pagato Loki? Il server. Scusa. Dai. Ma ditemi che siete persone che avrebbero fatto di peggio, Peter. Beh. Ma sì, ma si sportella, ragazzi, è bello sportellare. No, lui si è trovato davanti a me, ho stretto la traiettoria e non ha fatto la posta. Ci sta. Aspetta che mi metto a bandiera. La bandiera è bello, mi piace. Sono ultimo, posso andare tranquillamente. Posso andare tranquillo. Vabbè, è stata colpa mia. Vai, tranquillo, vai. Adesso andiamo, mio amore. Ehi, Ale. Dai che Loki si gira, così. Mi sono girato. Grande, così arrivo. Girati ancora un paio di volte, Loki, così facciamo una gara io e te. Dai, io l'ho fatto 7 volte. Fai la gira una volta, fai l'altra volta. Fa l'altra volta, guarda su, guarda giù, batti contro il muro. Aspetta. Vai, grande Loki, vieni. Io c'ho Sharder la calcagna. Sharderino adesso sente, sente il podio. Infatti gli ho dato un po' di sportello, gli ho dato un po' di spinte perché non arrivava. No vabbè, aspetta, non l'avevo visto in questa 5 secondi. Proprio attaccato no. No, infatti, avevo sul rider sembrava più vicino. Grande Loki. Stasera dove entrare anche Vertex. Questa curva vado sempre lungo. Perché? Poi magari la prossima che facciamo, ragazzi, insieme ci sarà anche l'amico Andrea e l'amico Loki. Loki c'è. Andrea, guarda. Andrea e Vertex. Vabbè, che se entra Vertex siamo tutti fritti. Non perché non siete bravi voi, anche Uomo Tigre è bravissimo, ma Vertex... Ma una Vertex Andrea che è una bravissima. La Vertex bisogna sempre bucare le gomme, dice Carla. Sì. Cioè, secondo me Andrea anche Andrea e Vertex non c'è neanche questa di Vertex. No, è una scampagnata, sai già che... Ah, Uomo Tigre viaggia, lascia stare prima che ha sbagliato, cazzarola.
Andrea e Vertex no, cioè non si possono battere. Allora, che non si può battere non è vero, tutti si possono battere. Tutti si possono battere e orca loca. Sì, Vertex è molto veloce, però vabbè, chiaramente si può battere, tutti si possono battere, ragazzi, eh. È solo una questione mentale. È solo una questione mentale. Se mentalmente ti metti che vuoi battere anche Hamilton, lo si può fare, ragazzi. Sì, sì. Mentalmente però, che rimane proprio nella mente, eh. Cioè, io ho battuto Hamilton, fine. No, no, uomo tigre è un grande, ragazzi, non scherziamo. Madonna, dovrei tra 3 giorni di video, infatti mi stanno parlando. Come sono andato un po' fuorino. Allora, Franco, ti chiedo scusa che ho fatto un po' schifo sta pista, anche a Tenti in Guatemala, ma sono leggermente stanchino e questa pista un po' mi sta sui coglioncelli, devo dire la verità, anche se è molto bella, sì, sì, no, più o meno, diciamo che è una pista. Guardalo tu che c'è questo di denunciare. Io adesso ti volevo prendere perché la macchina non è andata dove dicevo io, ma ti volevo proprio brancare dentro a 197 all'ora. Farti girare 8 volte. Franco, lo facciamo girare 7 volte, lo facciamo girare. Adesso andiamo, mio amore, due giri, salutiamo e siamo a nanna, ok? Ragazzi, a 44 anni, io, mia moglie, no. Difficile, ragazzi, ci ha provato anche lui, ma è diventato fantasma. È vero, hai visto? Volevi. Voleva prendermi dentro il grande Loki e farmi girare. No, in realtà l'ho preso perché se no sei diventato fantasma e andavo a loro. Ma, io non ho sentito nulla. Penso che sei diventato fantasma, penso, eh? No, però sei diventato fantasma. Beh, io non ho sentito nulla. Avrei bevuto, ecco perché va forte stasera Loki, ha bevuto la birra. Si è doppato, dice Carla. Steroidi. Fumava, c'ha 12 anni adesso. Steroidi. Loki si è steroidato stasera. Domani in testa ti do. Eh sì, qui ci sta, ci vuole. Devi mandare. No, ci vuole perché qua. Qua si fa sul serio Loki, eh. Carla sta praticamente dormendo sul divano. Dormi mio amore. Ti canto una canzoncina. Dormi amore, guarda le stelline. No. Poi dopo non dormo. No, ciò che fai addormentare tu. Ecco, bravo. Qualcuno che capisce la musica buona. Le canzoni fatte con entusiasmo. The Corazon Music. Che è l'unico che si può fare perché le canzoni col Corazon non c'hanno il copyright. O forse ce l'hanno anche loro. Ovviamente la questione del copyright è proprio una piaga, di Twitch, non si può, anche di YouTube. Non si può fare niente. Chi se ne frega e non te ne freghi. C'è chi ha il permesso o paga la SIAE o quello che sia per poter fare, che è una cosa diversa perché ti becchi subito il ban. Twitch ti dà 3 ban. Al primo che fai per copyright, poi ti arriva il secondo, il terzo e ti chiudono il canale. Quindi chi lo fa è perché ha l'autorizzazione per farlo. Ma non è che il copyright non puoi, se tu devi pagare i diritti, se tu paghi i diritti, come quando vai a suonare, si faceva il bordereau alla SIAE e tu paghi i diritti per poter suonare quelle canzoni, eh. Perché la SIAE cosa dice? Che tu, per farlo vedere ad altri, sei un emittente, ok? Quindi tu quando vai in un concerto che fai quella canzone, tu la stai facendo ad altri, quindi sei un emittente, come se fossi la televisione, devi pagare. Tutto lì è Loki, non è che non si può, eh.
penso che per chi è professionista ci siano dei contratti da fare con le varie case che pagano i diritti d'autore, insomma, tutto lì. Non so perché gli youtuber un po' famosetti che conosco nessuno manda musica, quindi non, nessuno sa questa cosa, ma credo che ci sono degli youtuber che fanno proprio giochi musicali anche, e lì non c'è verso, lì ho beccato tante di quelle rivendicazioni sul copyright da YouTube, che c'è una sfilza di roba. Chi è arrivato? Uomo Tigre, Sharder, sono già arrivati? Grandi? Grande uomo, grande Ciccio! Vai, ci voleva l'ultima gara che ti sei rifatto, di quella curva maledetta di Monza. E come si dice, Loki dalle stelle alle stalle, Loki dalle stelle alle stalle, è arrivato ultimo. Bella lì ragazzi, dai, è stata bella, piacevole. Allora, lo dico a Uomo Tigre, lo dico a Loki, lo dico a Sharder, quando volete io ci sono per fare live e giocare insieme online, che è molto divertente giocare insieme. Se tu hai anche altra gente, Uomo Tigre, altri amici o gente che segue il tuo canale che vuole giocare, senza problemi ci facciamo una bella live bozza tutti insieme, ok? Sì, ho il mio team di Gran Turismo, ecco. Quindi beh, dai. Ci sono, figurati. Dai, vai tracci, facciamo un'altra bella partitozza. Allora, io ringrazio Uomo Tigre, grazie mille, ciao bello. Grazie a te. Loki, ciao bello, grandissimo. Ciao, anche Carlo. Ciao, grande Franco. Ciao, Francesco. Loki, sto parlando, testina di cacchio. Ciao, la livrea di Carlita ci aveva. Esatto. Ciao Sharderino, no, domani ci facciamo. Domani ragazzi, mi raccomando, ore 21, il gioco dei dinosauri, ma dovete venire per forza ragazzi, siete obbligati, vi obbligo a venire domani sera. Notte amica Sharder. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Notte. Ciao.